Ciao, questo è un video per parlarvi dei nuovi solari dell'Australian Gold che mi sono presa. Questa per me è una marca nuova, è la prima volta che la utilizzo. L'ho scoperta, cioè vedevo passando su certe profumerie, qui in zona ce ne sono una, due, tre, quattro, ce ne sono che hanno fuori il marchio che vendono questi prodotti, perché sulla porta hanno un cerchio con scritto questa marca. Ma non mi avevo mai presi. Andando da questa estetista e sfogliando un po' il dépliant, poi la prima volta che mi sono fatta la lampada da lei mi ha detto: prendi una, aveva le monodosi, mi ha detto: mettitene una bustina e fatti una lampada, poi vedi se ti piace oppure no. E io alla sera vi dico che ho iniziato a vedere risultati maggiori rispetto a che farmi la semplice doccia dall'altra parte. E poi mi sono portata via anche gli dépliant, gli ho chiesto se potevo, mi ha detto di sì, così ci ho dato un'occhiata a questo dépliant. E vi dico che allora ho sbirciato qualche prodotto e ho deciso cosa prendere. E beh, il dépliant è fatto così, ci sono va vari prodotti. Sulla prima pagina qui ci sono le indicazioni le indicazioni di cosa contengono principalmente i prodotti, cioè adesso non tutti i prodotti hanno tutti questi simboli, perché praticamente poi di qua vi faccio vedere questa pagina tanto per darvi un'idea. Come vedete qui ci sono 5 simboli, qui ce ne sono 4 e sono da leggere da questa parte che funzioni hanno. Io principalmente cercavo un solare che è un attivatore di melanina per la mia pelle chiara. Allora, di base ho preso prodotti che attivano la melanina e in più hanno qualche goccia di autoabbronzante. Allora, iniziamo con il prodotto che utilizzo per farmi le lampade di base. Allora, utilizzo questo qui. Questo qui è l'Australia Gold The Violus Black 45 Pair. Io utilizzo questo perché ha dentro una piccola parte di autoabbronzante e in più è un attivatore di melanina. L'estetista mi ha detto che se voglio metterlo anche durante il giorno tranquillamente, solo che questo prodotto, posso farlo benissimo. E per giunta questo prodotto lo utilizzo anche da mettere sotto la crema prima di mettermi la crema solare per andare al mare. Allora, poi passando alle creme solari, ne ho prese due. Questa sarebbe quella classica bianca che ha dentro l'attivatore di melanina e questa vi dico che l'ho già utilizzata. E questa io ho preso la protezione 30, però vi dico che non basta tutto il giorno. E questo prodotto io l'ho messo al mattino prima di partire per andare al mare. Alle 10 mi sono distesa per prendere il sole, a mezzogiorno me la sono rimessa, poi alle 2 me la sono rimessa ancora e verso le 4, 3, mezza 4 ho dato un'altra leggera passata perché poi sono andata via anche dal mare, ma comunque durante il giorno va rimessa perché altrimenti non protegge tutta la giornata. Però da una parte è meglio quasi così, perché avendo dentro l'attivatore di melanina, io mi sono accorta che mettendole durante il giorno, la mia pelle ha preso più colore, quasi che si fosse attivato di più il colore. Per cui ho preso sia questa che questa, vi ho detto il procedimento perché questa l'ho usata. Poi, avendo visto che c'era anche questa qui, sempre protezione 30, che sarebbe rispetto a questa, questa ha dentro oli che servono sì, per una buona idratazione della pelle e ha dentro un attivatore di melanina. Però questo qui in aggiunta ha dentro un po' di caffè che funziona da autoabbronzante. Per cui ho pensato ci provo anche questo, però vi devo dire che questo lo devo ancora provare. Io ve ne parlo lo stesso perché questi prodotti mi sono veramente piaciuti, per cui io ve ne parlo lo stesso perché l'unica differenza che mi è stata detta è che di base sono uguali, soltanto che questo ha dentro un po' di caffè che funziona da autoabbronzante.
E un'altra cosa che mi ha stupito, questa crema da mettere durante la giornata al mare, è che non è appiccicosa come le altre creme. Io mi sono trovata la pelle con quasi un senso di freschezza, di non appiccica, cioè zero appiccicamento, veramente sono stata bene con questa crema. Io adesso vorrei quasi dirvi che ve la straconsiglio. Il prezzo non è molto alto perché vi dico che per dirvi una marca che avevo preso, che è dell'Hawaiian, che avevo preso da Tigotà, costa 14 euro. Questa qui l'ho pagata 19, per cui non è che abbia un prezzo elevato da dire oddio quanto devo spendere per questa crema. E pensando all'effetto e al risultato che fa sulla pelle, questa ci do quei 4-5 euro in più, ma sono veramente soddisfatta del prodotto che ho in mano. E adesso non mi ricordo se ve l'avevo detto, comunque prima di partire per il mare, di base mi ero messa dappertutto sempre questo attivatore e poi sopra sono passata alla protezione, perché questo non ha nessun tipo di protezione, mentre questi sì. E un altro prodotto che mi sono presa è questo Lot Australia. Questo qui ha un po' di autoabbronzante dentro, sarebbe da mettere la sera. E aiuta sempre per il discorso di attivare la melanina. E io ho deciso di provare anche questo qui. Questo ha questa colorazione un po', adesso non so se riesco, nocciola io la chiamo, questa colorazione nocciolata. E mi piace molto anche questo qui, cioè adesso no, nell'insieme vedo che qualcosa della mia pelle sta cambiando, per cui ho deciso di farvi vedere tutti e quattro questi prodotti che ho preso e che sto utilizzando. E però questo qui vi devo dire che ha un altro prezzo, visto che è scritto qui, questo qui l'ho pagato 66 euro. Però vediamo adesso nel tempo, cioè già per me ho già visto risultati migliori. Già l'effetto di andare al mare e non sentirmi appiccicata è già una cosa che a me piace. Poi, facendo questa lampada diversa da quelle che ero abituata a fare e mettendomi questi prodotti, io vedo sulla mia pelle risultati che in poco tempo sono riuscita ad avere risultati. Perché vi devo dire che l'anno scorso ho fatto una fatica atroce ad arrivare a un po' di colore. Già perché, beh, a parte che andavo da farmi la lampada dall'altra parte e la facevo sì, però dentro di me mi dicevo non sono i risultati che vorrei, so che posso diventare più scura, ma vedevo che non succedeva. Mentre adesso, nuova lampada e in più questi prodotti, sono tornata su quello che mi aspettavo che la mia pelle reagisce. Allora, io vi ho fatto vedere questi solari dell'Australian Gold, di cui vi consiglio di dare un'occhiata e di provarli, perché specialmente se non amate i prodotti che ungono la pelle, con questi potreste dare. Io sto tranquilla, io ho visto veramente la differenza, mi ha protetto. Certo, devo nell'arco di 2 ore devo rimetterla. Però non ho quell'effetto di unto che mi dava veramente fastidio. Poi un'altra cosa, dicono di lavarsi le mani dopo averli messi, specialmente quei prodotti che hanno dentro un po' di autoabbronzante. E ok, io adesso vi saluto anche per questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao!